adesso andiamo a parlare di una canzone particolare, una canzone che arriva da lontano, molto lontano. Vi racconto la storia che purtroppo sembra incredibile, ma non lo è. D'altronde, chi mi conosce sa che io non dico bugie, figuriamoci se ne dico una sull'aldilà. Sarei un pazzo, perché non ho nessun merito. Quindi la storia è vera. Poi è successo un fatto che potrò farvi vedere, qui non c'è uno schermo, ma ve lo posso far vedere chi è interessato. Un altro fatto miracoloso che è successo, che l'abbiamo fotografato, quindi ci abbiamo anche la prova. Cosa è successo? Un giorno è venuta la mia segretaria, stiamo parlando di circa 30 anni fa. Viene la mia segretaria e mi dice: signor Giulio, c'è una professoressa di italiano che lavora a Barcellona, che si dice una medium, che dice che deve assolutamente parlare con lei perché ha avuto un incontro con Lucio Battisti, morto da 15 anni. L'incontro l'ho fatto chiedere io, perché non ho mai parlato con lei direttamente. Però gliel'ho fatto chiedere alla segretaria, è avvenuto nello specchio di un bagno. Mi arriva questa, dico, una medium, Battisti, mi manda scrivere una canzone. Guarda, la prossima volta che telefono, dimmi che sono partito. Passa una settimana, io ne avevo parlato con una mia amica di Como, e questa mia amica mi manda un fax. 7 giorni dopo arriva questo fax, la copertina di un giornale che era l'organo ufficiale del Dyna Club, una carta di credito, che ha come copertina Lucio Battisti, un arcobaleno, e c'è dentro, che adesso ha scritto anche un libro, un articolo del direttore. Io ho fatto un sogno che non era un sogno, che ho vissuto veramente. Mi sono trovato a piedi nudi su una spiaggia e c'era Lucio con sotto questo enorme arcobaleno. E io non posso fare a meno di pubblicare la copertina di questo fatto. Quindi due persone diverse che non si conoscevano, fra parentesi Giulio Caporaso è un cattolico fervente che ha fatto il giro delle associazioni di tutto il mondo cattolico, è andato in Sud America, è anche uno scrittore. Per cui sono rimasto un po' stupito, no? Due persone che arrivano con lo stesso messaggio. Per cui devo andare a un incontro con Celentano e Gianni Bella. Avevamo scritto con Gianni Bella che lui aveva cantato L'emozione in una voce, che ha fatto un grande successo. Avevo questo incontro e sono andato portandomi anche questa ragazza di Como per parlare di questo fatto, che testimoniasse questa cosa. Arrivato racconto a Adriano, a sua moglie e a Gianni Bella e dico: qui c'è una cosa che mi impedirà di scrivere questa canzone, io scrivo sulla musica, io non ho mai sentito una musica che sembra che arrivi dall'aldilà. Si alza Gianni Bella e gli fa: Giulio, questa volta ho scritto una canzone sola, la vuoi sentire? Avevo una cassetta, la mette, era la musica dell'arcobaleno. Mi piglia un colpo, perché io ero così stupito, perché mi ha dato subito un'emozione terribile. Ho detto: ma
quante cose succedono una dietro l'altra, coordinate. Per cui prendo la macchina, ero andato a Galbiate, quindi ben lontano da Lugle dove abito, e con questa ragazza prendo l'autostrada del Sole, partiamo e dico: metti la cassetta e per favore prendi un pezzo di carta e una penna che cerco di dettarti il testo. A Lodi, 15 km, a Lodi l'avevo finito di dettare. Ti ho dettato un testo in rima, che è il testo dell'arcobaleno. Quindi mi sono convinto che me l'avevano dettato, perché non è possibile in 15 minuti scrivere un testo ascoltando e guidando. Vabbè, andavo dritto a 130 all'ora, quindi arrivo a casa, rileggo il testo, telefono Adriano, il quale comincio a fare la base dopo che avevo. E gli dico: guarda Adriano, devi aspettare perché ho letto il testo e c'è una frase che non mi piace. La frase era: l'arcobaleno è il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare l'arcobaleno, toccare me. Scusa, ho scritto una stupidaggine. Per cui mi convinco che a cercare un'altra frase. Avete presente la paralisi cerebrale? Non mi veniva in mente niente per una settimana, ero sconfortato. Cioè, avevo scritto in 15 minuti tutto il testo e non mi veniva in mente niente. Sto andando a Roma sempre con questa ragazza, ritorno sconsolato dopo una settimana, dico: accidenti, ma guarda che come faccio adesso? Stiamo andando, comincia un cielo nuvoloso, dopo 7 bagni, lei si mette a gridare: guarda Giulio, guarda! Sulla destra, sulla campagna, appoggiata all'erba della campagna, c'era un arcobaleno appoggiato di 80 metri, ma così fitto il colore, incredibile. Il primo era un colore violaceo. Primo, poi c'era un giallo forte, ma ogni 40 metri c'erano 400 metri di una cosa incredibile. E lei fa: guarda che c'è anche dall'altra parte. Ho guardato, continuava alla stessa altezza, ma non era così, come dice, compatto, era più aereo, però era della stessa dimensione. Io ho lasciato l'acceleratore, lei si è messa a gridare: no, che ci tamponano. Quindi ho ripreso l'acceleratore piano, ma ero completamente stupito, anche perché è cominciato a piovere, sulla strada è venuto l'arcobaleno e poi sul cofano della macchina mi aveva toccato. Allora mi sono fermato, ho telefonato ad Adriano, gli ho detto: cantala così come te l'ho mandata. E così è rimasta. Questa è la prima volta che è successo un fatto incredibile, che si è ripetuto dopo 25 anni in un altro modo. Io ho 4 figli, il più piccolo, Francesco, l'ho allevato io, quindi è molto attaccato a me, si era informato e aveva saputo che doveva andare a Ancona. E lui mi telefona la sera: papà, domani mattina vengo a prenderti io, così andiamo ancora. Ho detto: va bene, grazie. Arriva, giornata di sole meravigliosa, arriva e mi fa vedere una Mercedes nuova, che lui è un bravissimo presentatore, guadagna un sacco di soldi, quindi se l'è comprata. E dice: vedi, papà, ieri ti ho chiesto quante canzoni per Mango avevi scritto, ma hai detto quattro. Telefonato alla SIAE, sono 15, guarda, ci sono qui, ecco, Oro, Mediterraneo, come Mona Lisa, tutte 15. Che bello, così andiamo e sentiamo queste canzoni, bello, grazie, tutte,
papà, ti metti lì e ascolti solo. Parte, giornata di sole meraviglioso, tutto blu, partiamo ascoltando queste, ancora un'artista di livello mondiale, mondiale, se sentite, andate a casa e sentite Australia, Mango Vogol, non ci credete, come canta l'arrangiamento, sembra fatto ieri, una cosa meravigliosa. Stiamo andando e a un certo momento mi fa mio figlio, papà guarda dietro, che guardavo lo specchietto del televisore, guarda cosa c'è dietro. Di volto c'era un arcobaleno nitido in mezzo al blu. E io per ridere non mi sono neanche, sarà Lucio, ricordando. Andiamo avanti e mi vede dopo 5-6 km che c'è l'arcobaleno a sinistra. Dopo 5 km passiamo sotto l'arcobaleno. Dopo accade un fatto strano. Tanto sentivamo sempre le canzoni di Mango. Il fatto strano è che c'era un bosco di cespugli scuri e in mezzo a questo bosco di cespugli scuri c'era un faro bianco, ma grosso, bianco, con le striature di colori. Ho detto, ma guarda che roba, lui aveva una macchinetta, non il telefonino, una macchinetta e stava fotografando tutto. Solo che quella era dalla mia parte, era bassa, per cui gli davo fastidio, papà tirati indietro, tira avanti, vedo che lui oscilla, mi spavento e qua lascia perdere. Avrei potuto dire fermati un attimo più avanti, no? Che mi è dispiaciuto tanto perché era una prova in... Comunque lui l'ha vista benissimo. Siamo andati avanti fino a sera alle 6, abbiamo visto arcobaleni. Siamo arrivati, siamo andati a cena, ho preso una camera a due lette. Alla mattina ho aperto il televisore e il telegiornale ha annunciato che ieri notte è morto Marco. Sono passati 25 anni, pensate, 365 per 25, quel giorno lì è arrivato mio figlio che ha sognato di voler sentire tutte le canzoni. Io ne ho parlato con un sacerdote e ho detto, ma può essere una coincidenza, ma neanche sono somigliato. Ma ha detto, una dioncidenza. Dioncidenza. È successo poi un'altra cosa. Questo è il 20 febbraio dell'anno scorso, non di quest'anno. È successo che il CET, la mia scuola, è fatto come questo rettangolo, solo che è 10 o 20 volte questo rettangolo, se c'è un prato che è un ettaro in mezzo, ed è una serie di costruzioni lungo 100 metri per 50, quindi grande. Mia moglie si è messa a gridare e ha fotografato, io ce l'ho sulla mia telefonino, un arcobaleno che dalla casa di sinistra, quelli sono circa 60-70 metri, andava alla casa di destra. È nitidissimo, con due colori del cielo, uno sotto e uno sopra completamente diverso. Secondo me è stato... Mia moglie gridava, guarda, guarda. Secondo me è stato un saluto dal cielo per dimostrare che forse mi hanno dato la possibilità di far vedere una cosa incredibile che non si è mai vista, proprio per dimostrare, guarda, così sta tranquillo che adesso ti credono. E ce l'ho sulla mia macchinetta. Adesso sentiamo questa canzone che ho scritto in quel viaggio in macchina. Il nostro Giuseppe ce le fa sentire. Io son partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora.
ancora più breve. Se c'è una luce che trafigge il tuo cuore, l'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi un giorno ti riesca a toccare, con i colori si può cancellare il più avvilente e desolante squallore. Sono diventato, sai, tramonto di sera, e parlo come le foglie d'aprile, e vibro dentro ad ogni voce sincera, e con gli uccelli vivo il canto sottile, e il mio discorso più bello e più tenso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito, che sono chiare come stelle cadenti, e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Tante cose sono rimaste da dire, ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sono diventato, sai, il tramonto di sera, e parlo come le foglie di aprile, e vibro dentro ad ogni voce sincera, e con gli uccelli vivo il canto sottile, e il mio discorso più bello e più tenso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto, amico caro, davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire.